Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Panacef Valeas S.p.A. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Panacef? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Panacef durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Panacef? Panacef ha un farmaco a base del principio attivo cefaclorum monoidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di seconda generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Valeas S.p.A. Panacef può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Panacef 250 mg/5 mL gran. Per SOSP. OS 1 FL. 100 ml più MIS. DOS. E Sir. Panacef 500 mg 8 capsule. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Valeas S.p.A. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A. Principio attivo. Cefaclorum monoidrato. Gruppo terapeutico. Antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni. Il cefacloro è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili. Infezioni dell'apparato respiratorio, incluse le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otite media. Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni dell'apparato urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica. Posologia. Il cefacloro viene somministrato per via orale. Adulti. Il dosaggio normale nell'adulto è di 250 mg ogni 8 ore. Nelle infezioni più gravi o in quelle causate da germi meno sensibili possono essere indicati dosaggi più elevati. La dose massima raccomandata è di 2 g al giorno, sebbene dosi di 4 g al giorno siano state somministrate a soggetti normali per 28 giorni senza ottenere effetti sfavorevoli. Per il trattamento dell'uretrite gonococcica acuta in ambo i sessi, è consigliata un'unica somministrazione di 3 g di cefacloro eventualmente in associazione ad 1 g di probenecid. Bambini. Il dosaggio normale giornaliero per i bambini è di 20 mg/kg in dosi frazionate ogni 8 ore. Nelle infezioni più gravi, nell'otite media, ed in quelle causate da germi meno sensibili, si raccomanda un dosaggio di 40 mg/kg/d fino ad una dose massima giornaliera di 1 g. Posologia alternativa. Nell'otite media e nella faringite, la dose totale giornaliera può essere somministrata in dosi frazionate ogni 12 ore. Per ulteriori esemplificazioni della posologia pediatrica, vedasi foglio illustrativo. Nel trattamento delle infezioni causate da streptococco beta emolitico, il dosaggio terapeutico con cefacloro deve essere mantenuto per almeno 10 giorni. Controindicazioni. Il cefacloro è controindicato in quei pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di istituire la terapia con il cefacloro, deve essere attentamente valutato il rapporto beneficio-rischio per il singolo paziente, in particolare si raccomanda di effettuare un'attenta anamnesi familiare ed, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Cos'ha come con altri antibiotici beta-lattamici, l'escrezione renale di cefacloro è inibita dal probenecid. Molte osservazioni hanno messo in evidenza che la presenza di alimenti abbassa e ritarda le concentrazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Panacef durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Panacef durante la gravidanza e l'allattamento? La tollerabilità del cefacloro durante la gravidanza non è stata sufficientemente provata. Non vi sono studi specifici e ben controllati in donne gravide e, poiché gli studi sulla riproduzione animale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il cefacloro non ha effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse considerate correlabili al trattamento con cefacloro vengono qui riportate.
ipersensibilità. Si sono osservate reazioni di ipersensibilità nell'1,5% dei pazienti, comprese le eruzioni morbilliformi, 1 su 100. Prurito, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, segni e sintomi. Sintomi di tossicità osservati dopo sovradosaggio con cefacloro possono comprendere nausea, vomito, disturbi epigastrici e diarrea. La gravità dei disturbi epigastrici e della diarrea è correlabile alla dose assunta. Se vengono evidenziati altri sintomi è probabile che essi siano secondari alla patologia di base, ad una reazione allergica o ad altra intossicazione. Trattamento. Tenere sempre presente la possibilità che il sovradosaggio sia causato da PA farmaci, da interazione tra farmaci o dalla particolare farmacocinetica nel paziente. Il lavaggio intestinale non è necessario quando il paziente non ha ingerito PA di 5 volte la normale dose di cefacloro. Il paziente va monitorato attentamente, in particolar modo la ventilazione e la perfusione polmonare, i segni vitali, l'emogasanalisi, gli elettroliti sierici eccetera. L'assorbimento intestinale può essere ridotto somministrando carbone attivo che, in molti casi, ha più efficace del vomito indotto del lavaggio. Si consideri quindi il carbone come trattamento alternativo o in aggiunta allo svuotamento gastrico. La somministrazione ripetuta del carbone attivo può facilitare l'eliminazione di alcuni farmaci che potrebbero essere stati assunti. Monitorare attentamente le vie aeree del paziente durante lo svuotamento gastrico e nell'uso del carbone attivo. Non è stato stabilito che la diuresi forzata, la dialisi peritoneale, l'emodialisi o l'emoperfusione con carbone attivo sono di beneficio al paziente con sovradosaggio di cefacloro. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibiotico appartenente alla classe delle cefalosporine. Codice ATC. Ilunga 01DC04. I test in vitro hanno dimostrato che l'azione battericida delle cefalosporine si esplica attraverso l'inibizione della sintesi della parete, proprietà farmacocinetiche. Il cefacloro ha ben assorbito dopo somministrazione orale sia se assunto con il cibo che a digiuno. Dopo dosi di 250 mg, 500 mg ed 1 g i picchi sierici, dati preclinici di sicurezza. Test eseguiti su topi, ratti, cani e scimmie indicano che il farmaco ha un basso potere tossico. I valori della DL50 sono risultati superiori a 5 g/kg quando il farmaco ha, elenco degli eccipienti, capsule rigide, eccipienti, dimeticone 350 cc, magnesio stearato, amido pregelatinizzato. Capsula vuota Panacef 250 mg capsule, patente Blue VE, 131, eritrosina E, 127 lacca di alluminio, titanio diossido E, 171, gelatina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Panacef a base di cefacloro monoidrato sono Bactigram, capsula, granulato, Cefaclor K24 Pharmaceuticals, Cefacloro Doc generici, Cliacef, Macovan, granulato, Valeclor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.